Hai presente l'età dei comuni? No? E allora vagli a dare subito un'occhiata. Beh, comunque quello che devi sapere adesso è che dopo l'età dei comuni c'è l'età delle signorie. È facile. Dopo i comuni, le signorie. Ora ricordati che la signoria è proprio la trasformazione del comune cittadino che da repubblica diventa una monarchia di fatto. Ah, dimenticavo. Siamo in Italia, nel Medioevo, tra la metà del XIII e il XIV secolo. In questo periodo succede che gli organi rappresentativi del comune vengono sostituiti via via dall'autorità personale di un uomo solo, il signore, appunto. Il signore può essere un condottiero militare di grande valore o l'esponente di una famiglia prestigiosa. A lui è affidato il governo, detto appunto la signoria. È il governo della città, ma per un certo periodo di tempo o spesso anche a vita. Il signore si presenta di solito come un pacificatore, come il garante del bene comune. Inizialmente è il custode dell'ordinamento politico già esistente, che però finisce col perdere, anno dopo anno, la propria autonomia. Attenzione, è importante. Il governo di un solo signore può estendersi anche a diverse città e questo porta alla formazione di veri e propri stati. Si tratta di domini territoriali a volte anche molto ampi. Adesso devi ricordarti alcune delle signorie italiane più importanti, nomi di famiglia che diventano a tutti gli effetti delle dinastie locali. Ci sono i della Scala o Scaligeri a Verona. Poi non dimenticarti i Visconti a Milano e neanche gli Estensi a Ferrara e poi Gonzaga a Mantova. I Montefeltro ad Urbino e infine, famosissimi, i Medici a Firenze. È tutto, basta che te li ricordi. Ricordati pure che il Principe di Machiavelli è dedicato esattamente alle dinamiche e ai problemi strategici e politici delle signorie. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.